luglio è il mese dei contratti, voi tutti aspettate contratti ai giocatori, però altrettanto importante per una società che voglia programmare anche il futuro è stringere altri tipi di contratti e consolidare rapporti commerciali, rapporti economici con le realtà che ci hanno seguito fino ad oggi. Siamo molto molto contenti oggi di poter essere qui con Maurizio Fagni, c'è anche la signora Samuela che saluto, quindi siamo qui per dire che la FABO anche quest'anno farà parte della nostra famiglia, rimarrà il logo FABO sulla maglia. Abbiamo iniziato un processo commerciale un po' diverso all'interno dell'azienda, quindi ci teniamo a far conoscere un po' meglio il nostro marchio, che fino adesso magari era conosciuto all'estero che non in Italia, però per innovazione così stiamo andando su dei mercati diversi e quindi, come dissi a suo tempo l'anno scorso, si cercava un partner che potesse dare visibilità e voce a queste nostre esigenze. E credo che Pistoia Basket, come avevamo detto, sia la società intanto l'eccellenza nella provincia di Pistoia, e quindi noi ci crediamo in questa cosa. Abbiamo visto che l'anno scorso abbiamo iniziato con la sponsorizzazione sulle maglie dall'inizio, da gennaio, quest'anno la faremo dall'inizio, e crediamo molto in questa società, in questo binomio, e speriamo che si possa consolidare e quindi protrarre ancora negli anni. Soprattutto c'è un discorso aziendale che abbiamo fatto: se vogliamo avere visibilità, siamo di Pistoia, una società di Pistoia, la società basket di Pistoia è sicuramente oggi il meglio che si può fare, il veicolo è giusto, le persone sono giuste, quindi mi è sembrata una conseguenza logica per portare avanti quello di cui l'azienda aveva bisogno. Noi siamo orgogliosi di riavere la FABO come il nostro sponsor anche per quest'anno, con la speranza che questa collaborazione continui. È molto impegnativo per noi, anche perché noi bisogna cercare di dare sempre di più ai nostri sponsor. Siamo molto molto felici di questa rinnovata collaborazione, assicurando alla FAVO, a tutta la famiglia Fagni, di fare tutto il possibile per consolidare questo rapporto. Il riuscire a portare avanti, a prolungare, a rendere, a consolidare un rapporto come questo che di cui parliamo stamani con la FABO, chiaramente è vitale. L'obiettivo della società è riuscire a far sì che questi tipi di rapporti, in questo caso con la FABO, o se riusciamo anche con altri interlocutori, si riescano a strutturare sempre di più, a portare nel tempo. Questo è quello che è da anni il nostro obiettivo, e quindi quando facciamo una conferenza stampa come questa è un successo. Quindi va da questo punto di vista un ulteriore ringraziamento alla FABO, a Maurizio e a Samuela che si sono appassionati alla pallacanestro.